Allora, la comunicazione, ecco, stavo facendo la premessa che non sono una grafica, non ho studiato comunicazione, niente, però mi piace, quindi ci provo, ci ho provato e pian piano sto imparando, pian piano, perché ovviamente si fanno degli sbagli, come tutte le cose, però è tutto autodidatta. Allora, le domande e le cose su cui bisogna ragionare sono nei volantini, nei social, nell'eventuale sito, nei giornali, nella pubblicità, bisogna dire tutto quello che vogliamo far sapere. Ma nel nostro caso, come nel caso di tutto in realtà, perché poi le cose e le varie precisazioni sono tante, nel nostro caso sono tantissime. Quindi i nostri problemi sono che dobbiamo comunicare che Arte Bimba è il primo family caffè a Brescia, un bar caffetteria con area gioco per i bambini, con tanti prodotti biologici fatti in casa e con una cura particolare per chilometri zero e le cose, i prodotti sani. Dov'è fondamentale? Che si può cercare su Facebook e sugli altri social. E la cosa più difficile da comunicare, come dicevamo, è che Arte Bimba è diverso dagli altri bar, ma che a tutti gli effetti è un normalissimo bar. Questo è il nocciolo della questione. Ritorniamo al problema fondamentale. Il nostro target, dobbiamo intercettare il nostro target, incuriosirlo e accalappiare il nostro target. E se noi avessimo già tutto il nostro target di tutto il nostro bacino territoriale, già forse, dico forse perché appunto essendo il primo non possiamo saperlo, andiamo un po' avanti a tentoni, forse potremmo andare avanti tranquillamente. Però in realtà avendo queste due stanze potremmo anche, per esempio per le colazioni o quando non c'è tanta affluenza, contare sul siamo un normalissimo bar, perché comunque abbiamo tutte le attrezzature e tutte le possibilità e tutte le autorizzazioni per fare il bar. Quindi ecco, penso che anche voi avrete lo stesso problema. Dipende anche appunto dal posto che trovate. Secondo me, vabbè, forse perché sono architetto, il luogo è fondamentale. È una cosa che dopo vi guiderà anche sulla tipologia e su se preferire una cosa piuttosto che l'altra. Questo è appunto per far capire tutte le cose messe lì insieme. Cos'è più importante? Importanti sono tutti, l'importante è riuscire a gestirle un pochino bene e boh, darle un pochino per volta tutte, farle arrivare tutte ai possibili clienti. Questo è il volantino per l'inaugurazione. Sbagliando si impara perché in realtà la grafica è quella che è un po' caotico, c'è tutto, io ho voluto far cacciarci dentro tutto, c'è stato un po' caotico, però facciamo una cosa che sa di bimbo, stessa cosa per le vetrine, le avete viste prima le vetrine, facciamo una cosa con i fiori in stencil a forma di fiori. Facciamo i fiorelloni grossi, ma no, perché dopo sa troppo di asilo, dopo pensano che sia un asilo. Facciamoli allora più piccolini, più stilizzati, più minimal, così non sembra così tanto un asilo. C'è ancora gente che si ferma e dice, ma è un asilo? Quindi no. Oppure, fantastiche, gente che entra e ci chiede come funziona. Come funziona? Vada di là a vedere perché ovviamente andando di là vede che c'è l'area giochi e si capisce. È un bar. Difficoltà di comunicazione. E se sono lì ci sei tu che puoi spiegargli tutto. Se invece la comunicazione passa attraverso il giornale, la televisione, la radio, i social, devi comunque trovare un modo. Ovviamente il massimo sarebbe avere un grafico.
banalità, se ce lo si può permettere, io l'avrei fatto. A me piace un sacco e mi diverto anche, quindi sono da un certo punto di vista contenta di farlo io. Però io l'avrei fatto, se avessi avuto quei 2000 euro che mi avanzavano, l'avrei fatto fare un grafico sia all'immagine coordinata, cioè il nome, la scritta, che tutta il progetto grafico, almeno per avere una base, perché è fondamentale. Dopo è vero che se si lavora bene, questo lo dice Roberta, se si lavora bene, dopo le cose vengono, è vero. Però magari vengono in un anno e mezzo, 2 anni. Se si lavora bene con una buona grafica, si comunica bene, le cose vengono prima. Boh, e forse raggiungi anche più gente. Quindi ecco, se vi dilettate di grafica, fatela voi, se riuscite a pagare qualcuno tanto meglio. Però sì, fondamentale anche qua porsi un sacco di domande, guardare un sacco di cose, cioè guardare un sacco di volantini, scaricare un sacco di immagini, andare a vedere le ludoteche, i volantini delle ludoteche, i volantini dei bar, caffetteria, metterli insieme e vedere cosa salta fuori, oppure delle realtà simili per target alla vostra. Questo probabilmente era un po' troppo bambinesco. Non so, voi cosa dite? Visto che lo vedete per la prima volta, ve lo chiedo perché mi serve. Quindi siate sincere. Quello di prima? Questo qua è troppo ludoteca, infatti adesso l'abbiamo rifatto, diciamo è un po' troppo bambinesco, sì, font poi caotico, esatto. Quindi ecco, comunque vabbè, si prova e sì. Sì, in realtà sì. Sì, è vero, si poteva. La mia scelta è stata di metterlo sotto, il primo Family Art Café. Sì. Infatti in quello nuovo c'è disegnata la cartazzina del caffè in prima pagina, quindi l'idea è comunque quella, sì, è vero. Se metti caffè, di sicuro. Sì, indubbiamente. In quello nuovo. Qua c'è la connessione internet. Qua. No, aspetta, no, che dico? Com'è che faccio? Aspetta. Faccio vedere quello nuovo. Questo è, cioè, ho cercato di imparare dai miei sbagli. In che senso la prima locandina con la seconda? No, questa qua è proprio la seconda, quella che mi hai detto, quella con accoglienza, spazio, qualità, era il primo volantino. Questo adesso è quello che faremo uscire prossimamente, in cui abbiamo detto ok, là non si capiva che era un bar, qua, cioè, si capisce. Quindi ecco. E comunque Arte Bimba è un bar con area giochi per bambini. Proviamo. Tentativi, poi vediamo. Però ecco, qua come si fa? E poi ci sarà, no, aspetta che qua il Mac, e questo sarà il retro. E qua proprio popolarissimo, cioè che non puoi non capire, ti metto le foto del locale,
Questo è proprio, gliel'ho tagliata giù fine, penso, non so, boh, speriamo. È una 5 questo in realtà, quindi vabbè, abbiamo comunque l'abbiamo fatto un pochino più comprensibile, si spera che funzioni. E aspetta che ritorno di là. Oddio, adesso dov'è che è? Oh, non lo so più. Sul PDF? PDF, sì, dovrebbe essere aperto. Però adesso me lo riapre. Geniale. No, vedi, è già aperto. Aspetta. Perché io usavo il Mac una volta. L'ho tirata giù, Dov'è che è finita? Ah, ecco, ok, grazie, scusa. Sì, sì, perfetto. Sì, sì, grazie. Ok. E poi, ecco, abbiamo cercato comunque all'interno di replicare la stessa idea grafica, sempre ovviamente autodidatta, in tutto, cioè il cartello vietato fumare, non ti metto vietato fumare col quello che ci hanno dato all'associazione orrendo che ti fa paura, l'abbiamo rifatto, cioè questo qui l'abbiamo riscritto, ridisegnato tutto. Il bagno l'abbiamo fatto e l'abbiamo disegnato in questo modo per far capire che ci possono entrare tutti ed è studiato appositamente per tutti, anche per i neonati. Poi vabbè, tutti i vari, le regole degli spazi e dell'accoglienza, con delle frasi che in teoria i clienti dovrebbero leggere. E poi vabbè, questa cosa qui, ricordate che i giochi sono di tutti, abbiatene cura, condividete e mettete a posto prima di andare via, dovrebbe essere scritto a caratteri cubitali, perché non esiste, ovvero esiste in alcuni particolari casi che sono, guarda caso, di solito quelli che giocano col bambino e dopo mettono a posto. Quindi, cioè, sono queste tipologie. No, non è sempre vero in realtà, però abbiamo studiato questo modo simpatico di incentivare questa usanza regalando ai bambini che mettono a posto una medaglia di legno. E quindi adesso ci sono i bambini che arrivano, mi dai la medaglia, anche se ha messo a posto una cosa. E quindi vabbè, però ecco, vabbè, mettetevela via che dovrete mettere a posto tutta l'area giochi. Quindi tanti giochi, ma non troppi, se no passate un'ora la sera a mettere a posto l'area giochi. E quindi ecco, anche qui sempre presenza sui social, perché insomma è fondamentale, e sono gratis. Questo vabbè, l'abbiamo detto, ridetto, stradetto. Facebook funziona bene, devo dire. Gli altri, Google più o meno, ma semplicemente perché io conosco meglio Facebook, quindi dovrei mettermi lì e stare una settimana su Google più, una settimana su Tumblr. Su Tumblr fino a un certo punto, perché comunque secondo me è poco a livello locale, punto primo. Poi bisogna anche gestire le tue scelte anche da quello che poi ti torna, nel senso Facebook è molto a livello locale, ci sono un sacco di gruppi anche proprio legati al territorio, ci sono mamme di Brescia, noi portiamo i bambini di Brescia, per dire, quindi tutte queste cose, presenze di Brescia, noi ovviamente le possiamo sfruttare. Tumblr invece, magari non lo conosco bene io, però mi sembra più di respiro internazionale, quindi sì, lo puoi avere, funziona bene per immagini e da questo punto di vista funziona meglio di Facebook, perché le immagini sono più visibili, sono più grandi, sono meglio gestite, però come vetrina forse funziona meglio. Tumblr è più assimilabile a un sito, cioè se non volete fare un sito forse un Tumblr
vi comprende un pochino meglio tutto, è più pulito e si vede tutto, è una specie di blog che scorre, non so se avete presente, quindi Pinterest secondo me è fantastico, però anche lì, cioè Pinterest è praticamente un vortice, no, è un vortice, cioè quando ci entri basta. Tutta la giornata persa, perché cioè, continua a ragionare per immagini, mi piace, dopo ti rimanda un'altra, tutto per immagini che ti accalappiano e quindi tu puoi ripostarle, diciamo, ripinnarle, come si dice, però a quel che ho capito, sempre da autodidatta, è una cosa che... Sono tutte suggestioni visive. Spesso non tue, cioè spesso il contenuto non è tuo, non è tuo o di chi ha la bacheca, ma sono tutte cose che comunque prendi da altri posti e rimetti lì. Noi anche qui, io metto su comunque i nostri contenuti, in ogni caso, forse dovrebbe, in realtà vi dico la verità, bisogna studiarli tutti, tutti. Più si studiano. E più ovviamente riesci a entrare nelle maglie e a farti conoscere. Però anche Pinterest, dico, è forse anche poco popolare. Popolare intendo proprio come clientela quotidiana. Quindi magari funziona se vuoi collaborazioni, se vuoi farti conoscere, se vuoi... A un livello, diciamo, più proprio di comunicazione di azienda o di realtà, ma non ok, vieni dentro a bermi il caffè. Quindi anche lì bisogna conoscerli tutti, però devi anche un po' non perdere settimane e settimane su una cosa che magari ti porta un cliente in più, forse. Quindi anche queste sono. Io sono presa bene, quindi li tengo tutti e ci butto su qualcosa, poi a un certo punto magari capirò meglio come si. Certo, se pagassi qualcuno che me le fa, a posto, però ovviamente siamo in due e due vogliamo rimanere per il momento. Quindi va così. Google Più, sì, è fondamentale la pagina aziendale, quella è fondamentale anche per essere trovati in Maps, perché quello è basilare, e come vabbè, TripAdvisor. Chiaramente la prima volta sono state rifiutate perché ha come si dice? Cioè non può essere una tavola calda, ma deve essere con i posti a sedere o una cosa cioè una cosa minima ci ha rifiutato. La seconda volta riprovato, ho cambiato qualcosa, ok, siamo in TripAdvisor. Quindi vabbè, pian piano, dopo vabbè, le recensioni, pian piano. Vedremo. Poi lì ha ragione Roberta, se lavori bene, poi le recensioni arriveranno. Dopo, vabbè, magari le prime due, tre, cinque te le fai fare da qualcuno che conosci per dire, però valgono finché, cioè se te le fai fare da qualcuno che conosci che ha fatto due recensioni su TripAdvisor, non valgono niente, perché chi veramente usa bene TripAdvisor sa che le recensioni che contano sono quelle di chi recensisce 20 locali, allora ok, tu sei un utente che lo usa e ci crede e lo fa in un certo modo. Se io entro, recensisco Artemio e basta, c'è qualcosa che puzza. Quindi anche lì è tutto un mondo. Anche quello purtroppo è tutto lavoro, è tutto lavoro. Che il bar, ok, aperto dalle 8 alle 20. Siamo in due, facciamo i turni adesso perché ancora riusciamo a stare da sole, però tutto questo lavoro dietro c'è. E se purtroppo c'era una mia amica che è venuta a trovarmi, un'amica di un'amica che tra l'altro ha una cooperativa agricola qui in Puglia. Cooperativa, no? Cioè hanno proprio tipo, fanno i contadini e fanno l'olio. Fa, eh sì, però sai, è un po' problematico, perché non abbiamo internet e ci dicono tutti che dovremmo vendere i nostri prodotti al nord. Al nord funziona un sacco, cioè al sud, ma anche, cioè, per dire, nel senso molto ampliare un po' il raggio.
e non ha internet, gli ho detto, probabilmente per le realtà più piccole e più particolari è fondamentale, cioè è fondamentale e poi è gratuito, cioè non ce n'è. Infatti, però bisogna lavorare un sacco e starci dietro un sacco. Il listino, vabbè, qua facevo un'idea sia di come l'abbiamo pensato più o meno, vabbè, c'è ovviamente la pagina con il menu bimbi, ci sono in tutte le altre pagine del listino, ci sono i prodotti che sono anche nel menu bimbi, magari con una riduzione, per esempio c'è il succo fatto in casa baby. Ecco, succhi sono un po' la nostra particolarità, nel senso che facciamo questi succhi, che sono proprio succhi, frutta più acqua, frullati insieme. Non sono centrifughe, non sono estratti, sono proprio succhi. Frullati però con l'acqua al posto del latte. E questi piacciono e vengono le persone, perché è una cosa un pochino più particolare. Noi pensiamo che magari previsione dell'estate possa essere una cosa che ci caratterizzerà ancora di più perché è una cosa molto fresca e anche in questo cerchiamo di differenziarci rispetto agli altri bar. E questi stanno funzionando. Poi ovviamente tanti tè infusi, anche un pochino particolari, che tra l'altro la nostra fornitrice è pugliese, anche lei, Acilia, la conoscete? Acilia, si chiama un blog, che si chiama Insieme a te. Bah, girando abbiamo contattato, lei ci è sembrata quella un pochino più, e ce li facciamo andare, e tanto vabbè il tè, 100 grammi ci durano, quindi è poca roba da far spedire. E lei è molto, molto presente, molto brava, sa un sacco di cose sul tè. La cioccolata calda, anche lì cerchiamo comunque di non usare preparati, ma la prendiamo il cacao puro con la maizena e le cose tecniche da bar, che però appunto dicevamo che sono le cose che poi ti fanno andare avanti bene, cioè ti fanno avere, perché ho capito, bella l'idea, bella, ok, articolo del giornale, ma se poi uno viene, cioè, fa schifo e non ha una cosa che comunque è di buona qualità, è fatta bene, con una certa professionalità, dopo la gente non torna. E professionalità, noi abbiamo esperienza, ma tipo per esempio i cocktail, zero, digiune totalmente. Poi vabbè, non è un cocktail bar, quindi più o meno. Però stiamo imparando, l'importante è sempre crescere, mettersi in gioco. Abbiamo anche inventato il cocktail Arte Bimba il secondo giorno. Vabbè, questi sono gli articoli che sono usciti nei primi giorni, questi sui due quotidiani locali. Questo sulla Repubblica Milano, la gallery, la fotogallery. Infatti quando ci hanno chiamato, sono impazzita, non capivo più niente, ovviamente, perché poi io facevo le foto, quindi oh, la foto su Repubblica, non capivo più niente quel giorno lì. Ovviamente tutte tagliate perché io avevo messo il watermark e loro me le hanno tagliate tutte. Vabbè, lasciamo perdere. Non mettete watermark quando mandate in giro ai giornalisti perché ve lo tagliano. Però questo è stato proprio il. Non so, non lo so, sinceramente non mi ricordo di aver mandato a Repubblica. Probabilmente l'hanno trovato sul giornale locale e quindi ci hanno chiamato e hanno. Però questo è stato proprio cioè il botto del primo mese, perché poi si è tutto tranquillizzato. Però quando no, su Repubblica, oddio, oddio, andiamo a vedere tutti lì, infatti non gestivamo più la gente. E poi ci siamo trovati anche sul Gambero Rosso. Boh, non so perché in realtà noi non abbiamo visto nessuno del Gambero Rosso, abbiamo letto e abbiamo detto, boh. Ma è venuto il tipo, cioè ha controllato quello che ha scritto, noi non abbiamo visto nessuno, o ha preso soltanto delle cose così. Poi
boh, giornalisti, non si sa, non si capisce, però quando va bene, va bene. Quando scrivono la maggior parte delle volte delle cose sbagliate, invece questo articolo super stupendo, e l'abbiamo trovato cercando, boh, dopo 10 giorni di apertura, cerchiamo Arte Bimba, Gambero Rosso. Vabbè, culo. Oh. Ok, e per ultimo direi le attività, che al momento sono una cosa abbastanza fondamentale in realtà, perché oltre, vabbè, alla particolarità dell'innovazione, però sono le cose che poi rendono viva, perché non è un bar normale, ma c'è una bella comunità dietro. Infatti vedete qua che sono tutti sorridenti, questa foto è fantastica perché erano tutti sorridenti, presi benissimo con i loro origami, grandi, piccoli, bambini, nonni, tutti concentratissimi qua, li vedi, proprio una cosa, questo è veramente uscito bene. E ovviamente anche qua ci sono quelli a pagamento e quelli no. Adesso stiamo, ovviamente anche qui ci stiamo un po' raddrizzando, andando avanti. Le attività le abbiamo cominciate a novembre, tutto ottobre l'abbiamo tenuto un pochino per avviare, a novembre abbiamo cominciato l'attività, il primo mese a novembre abbiamo fatto soltanto un volantino e un evento che racchiudeva tutte le attività. Invece dopo abbiamo capito che a dicembre abbiamo fatto un evento per ogni singola attività, e su Facebook funziona così, perché se fai l'evento hai molta più visibilità, perché poi puoi mettere sulla bacheca, quindi vabbè, tu lo sai benissimo, sono cose che però bisogna purtroppo fare, bisogna starci dietro anche a questo. E la formula che adesso stiamo portando avanti è laboratorio più merenda, oppure laboratorio più aperitivo, tot euro, perché almeno, perché spesso abbiamo questo inconveniente che magari ti pagano il laboratorio, fanno il laboratorio e poi vanno via, quindi il laboratorio, che è la ragazza che viene a farlo, la paghiamo, e però a noi niente, quindi noi comunque teniamo la stanza di là per il laboratorio, però un minimo ci deve rientrare, questo è fondamentale, perché l'affitto, le bollette, l'INPS bisogna pagarlo, quindi quella roba qua un minimo deve tornare. Cerchiamo comunque di tenere i prezzi più bassi possibili, e all'inizio cerchiamo comunque di farlo come promozione, però insomma deve comunque andare in pari e possibilmente anche in su. Questo è un laboratorio che è piaciuto tantissimo, avevamo pieno, infatti non capivamo più niente perché è arrivata una marea di gente, e adesso in programma ce ne sono due repliche, uno il 29 gennaio e uno il 5 febbraio, perché troppi iscritti, e quando l'abbiamo fatto il 9 dicembre, abbiamo fatto un'altra replica il 29 gennaio, piena dopo 4 giorni, abbiamo replicato di nuovo il 5 febbraio, piena anche quella. Quindi lei è molto brava, e questo laboratorio è veramente molto emozionante, è praticamente fatto con la lavagna, è una ragazza che fa teatro, fatto con la lavagna luminosa, non so se conoscete Piccolo Blu, Piccolo Giallo, è molto famoso. E lei praticamente utilizza i colori con delle maschere di acetato, e praticamente fa questo qua, il Piccolo Blu, poi fa il Piccolo Giallo, che si incontrano, e proietta sul muro. I bambini però possono andare lì, appunto, interagire, e a volte anche dipingere proprio, ovviamente magari metteremo dei fogli o delle cose, e dopo li fa proprio disegnare sulla lavagna luminosa, così li fa andare lì con lei, loro disegnano e poi li fa andare a toccare quello che hanno disegnato. Questo è stato veramente bello, infatti lei è bravissima e collaboreremo anche per altre cose. Lei è venuta per esempio a proporsi tipo dopo un mese,
Mi ha detto, boh, proviamo, perché tutte le persone che sono venute, boh, proviamo, vediamo come va. E poi eventualmente questo anche è andato benissimo, massaggio infantile, abbiamo fatto un incontro di prova e adesso ne faremo, siccome entusiaste le mamme, contentissime, adesso proporremo un ciclo di 3 incontri. E anche questo, i bambini, la prima mezz'ora un po' piangiucchiavano, dopo mezz'ora basta. Non ho sentito più niente, tutte le mamme lì, bellissimo, proprio bello. E anche qua ovviamente lo spazio si mette a posto in base a tutte le varie esigenze. In piccolo blu era tutto libero, qua ovviamente tutte le mamme sul pavimento senza giochi, perché poi un altro problema fondamentale della gestione delle attività all'interno di uno spazio commerciale, comunque adibito al pubblico, è i bambini. Cioè, entrano i bambini, cominciano a giocare, ma tu devi fare il laboratorio, quindi ovviamente anche lì in uno devi togliere tutti i giochi, nell'altro devi soltanto accostare e mettere su una tenda, nell'altro invece lo fai nell'altra stanza, perché sennò tutte cose che ovviamente dipendono tantissimo dallo spazio che hai a disposizione. Ecco, poi questa è un'altra attività, abbiamo fatto la tombola, vabbè, è stato un po' un momento di... così, di festa di Natale, e anche qua abbiamo fatto il volantino di Natale, eccetera. E per ultima cosa, fondamentale, la cosa più economicamente redditizia, devo dire che sono i compleanni. Non dico purtroppo, perché d'altronde, però sì, i compleanni, fate i compleanni, sì. Anche lì tutto il mondo che si apre, quindi animazioni, clown, giocollerie, trucca bimbi, baby dance, tutte quelle cose lì. Adesso noi stiamo collaborando con una cooperativa, che ci sono queste ragazze molto molto brave, di cui appunto una è questa, e fanno dei laboratori a tema partendo da dei libri. E sono molto 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 brave, molto organizzate, gestiscono benissimo tutti i bambini, noi ci troviamo bene con loro, abbiamo anche provato altre ragazze, e anche lì ovviamente dipende da voi, cioè noi per lo spazio che abbiamo, per come siamo messe, per anche l'idea che abbiamo, ovviamente non possiamo affittare l'intera stanza, perché sennò se c'è un cliente comunque che viene tutti i giorni, viene lì un giorno e trova la stanza occupata, viene un altro giorno magari trova la stanza occupata, noi non ce la sentiamo, anche perché se viene lì col bambino, come fai a dire al bambino non andare di là? Noi preferiamo comunque dire no, le feste di compleanno o le facciamo durante il giorno di chiusura, allora hai tutto il locale, però ovviamente c'è un sovrapprezzo, perché noi è il nostro giorno di chiusura, però hai tutto il locale per te, oppure durante la settimana ci può stare il pomeriggio, ma il sabato e la domenica dalle 4 alle 6, che sono un po' gli orari critici, lo sconsigliamo. Se dopo lo vogliono fare e avere altri 10 bambini che corrono, va bene, cioè ci mettiamo d'accordo, però anche lì non abbiamo ancora stabilito un... Sì, più che altro perché per esempio da McDonald's o nelle varie catene hanno i pacchetti, torta brutta con animazione tot, torta bella con animazione plus tot. Noi no, preferiamo parlare e decidere ogni volta con la mamma cosa vuole e creare proprio un pacchetto ad hoc, anche per le varie tasche, nel senso noi comunque... Se tu vuoi venire a fare la festa del bimbo e vuoi pagare 5 euro a bambino con la merenda, va bene. Cioè, vieni, non hai la stanza chiusa, però puoi venire, nel senso non c'è problema. Cioè, però ecco, tutti sono stati per ora stati contenti. Mi stava dicendo prima Roberta che stamattina ha chiamato una mamma chiedendo... Ma so che sono un po' in ritardo, ma oggi pomeriggio posso venire a fare la festa del bimbo. Però ho già cucinato tutto. Quindi noi... Anche questo è tutto un po' così, bisogna un po' gestirlo. Perché appunto non, magari, non so, la gente non ci arriva che comunque siamo un esercizio commerciale che deve guadagnarci a volte. Boh, dici, ma...
Ed ecco così. Quindi ecco, i compleanni forse è proprio la cosa commercialmente su cui puntare di più, anche se dopo punti tutto su quello, ti trovi immancabilmente magari con le mani legate rispetto alle attività, perché se hai dopo le giornate piene di compleanni non puoi più fare attività. L'ideale sarebbe avere un'altra stanza, sempre chiusa, che tu la apri. Quando hai l'attività, fai l'attività, quando c'è l'attività e il compleanno puoi fare entrambi. Ovviamente più lo spazio è grande, più possibilità hai, ma più devi essere, perché dopo magari in due non ce la fai più a gestire. Perché questi sono 90 metri quadrati e in due la gestiamo tranquillamente, anche da sola, quando non c'è pienissimo, anche da sola riesci a gestirla, quando non arrivano tutte insieme. Però se cominciano a essere di più, per esempio le ragazze che sono venute dalla Liguria, sono venute delle ragazze 2 mesi fa da un centro ricreativo a Sarzana, che si chiama Abigail, e ci hanno raccontato che avevano una ludoteca di 600 metri quadrati, in un capannone, c'è una roba enorme. Vorremmo fare un family café, non lì però, in centro. Cioè, una cosa completamente diversa, ovviamente. Avevano i gonfiabili, il castello, mi hanno detto che hanno comprato il castello. Ovviamente è una cosa diversa, infatti noi adesso cominceremo a allestire anche il fuori, con i tavolini e con una piccola, magari piccola area giochi esterna, con uno scivolo, l'altalena e magari qualcos'altro, non tantissimo, perché comunque anche stando fuori, sennò tutte le sere dobbiamo riportare dentro tutto. Vedremo come allestirla. Però anche lì si nascerà il problema, perché se hai anche il fuori cominciano a essere due le stanze, cioè cominciano a essere tre le stanze, quindi dobbiamo vedere se in due continuiamo a starci dentro. Certo, se dopo sono tutti fuori, nel senso dopo, però sono tutte cose comunque work in progress, infatti vedremo, però le possibili evoluzioni. Ovviamente noi ci abbiamo già pensato con la nostra fantasia che galoppa, abbiamo pensato al ristorante Arte Bimba, perché ok, ci sono le varie catene, pizzerie, però un ristorante magari anche con piatti vegetariani, vegani o comunque con un certo tipo di ambiente, con lo spazio bambini, con la stessa nostra idea, a Brescia non c'è. Poi vabbè, il baby parking è una cosa a cui stavamo pensando nelle ore mattutine, perché anche lì potrebbe essere una possibile apertura. Ovviamente una delle due dobbiamo essere entrambe, perché una deve fare comunque deve seguire i bambini e l'altra rimane. Quindi sono tutte cose da ponderare, perché anche il baby parking in teoria non ci vogliono grosse autorizzazioni, anche perché la Roby è diplomata com'è. Però anche lì dobbiamo comunque informarci bene, perché insomma anche. Però potrebbe, se prende piede e funziona, eventualmente potremmo anche pensare di tenere lì una persona, però non lo so. Eventualmente un servizio catering per festi e compleanni in esterno o per altre cose, sempre magari appoggiandosi sul ristorante dei genitori della Roby, che insomma è un buon appoggio, perché comunque ci aiuta, ci fa le torte fatte in casa, ci fa i piatti, le crespelle, ce le porta già cucinate, noi dobbiamo soltanto scaldarle, però sono tutte cose fatte in casa, fatte in un ristorante, però in realtà poi diciamo che abbiamo questa fortuna e possiamo dire che le ha fatte la mamma della Roby, che sembra che si rimanga in casa, invece in realtà è un ristorante, quindi è nostro fornitore a tutti gli effetti. Quello è buono. E poi per ultima cosa, ve l'ho già accennato, che ieri sera mi è arrivata la notizia, che secondo me è una cosa ottima per noi, che a Milano ha aperto il primo family bar. Non family caffè, ma family bar. Ieri sera me l'ha detto una mia amica che l'ha sentito alla radio, sono andata subito a cercare, ho trovato la pagina Facebook, ho trovato quel blog dell'Espresso in cui ne parlavano, con l'intervista a queste due ragazze che l'avevano aperto,
Ovviamente, vabbè, a Milano il primo family bar, a Milano in generale primo, perché primo siamo noi, vabbè, cioè non è un problema assolutamente, però mi fa piacere perché vuol dire che è una cosa che sta prendendo piede, è un trend in aumento, si dice, quindi è comunque buono, infatti gli ho mandato subito, gli ho commentato l'articolo. Tanti auguri dalle vostre vicine di Family Caffè e poi vabbè, già solo il fatto che sono qua vuol dire che la cosa interessa e poi appunto primo mese sono venute queste ragazze della Liguria, domenica è venuta questa ragazza bergamasca, dei tipi di Milano mi avevano chiamato, non so se sono questi in realtà, magari sono altri, però questi sono arrivati prima, non lo so. E comunque quindi secondo me è una cosa che a differenza delle mie paure iniziali, forse piano piano può ingranare. Magari siamo pronti anche in Italia. Speriamo. Speriamo. Finito. Avete delle domande? Se avete delle domande su. Volevo chiederti quali sono gli orari di apertura, perché diciamo come mamma a me una delle cose che piacerebbe fare è uscire la sera tipo a vedere un concerto e portarmi i bambini insieme senza dover aspettare le 10:30, le 11, cioè un'attività serale per gli adulti compatibile per i bambini, con la presenza dei bambini. Quindi volevo sapere se limitate l'orario alla fascia classica Questo dei infatti bar. ne stavamo parlando prima a pranzo e mi è un po' girato nel cervello che effettivamente non hai tutti i torti. Allora, la nostra fascia d'orario è dalle 8 alle 8, dalle 8 alle 20. E siamo aperti dal martedì alla domenica. E il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Alle 20, primo perché nel nostro immobile in realtà dobbiamo chiudere alle 9. Perché una delle clausole che c'è nel nostro contratto d'affitto è che i condomini non vogliono un locale serale, che però a noi in realtà va benissimo perché cioè, i genitori non stanno fuori fino a mezzanotte con i bambini. Tu mi stai dicendo piuttosto di anticipare le attività, piuttosto che portare i bambini fuori fino a tardi, no? Sì. Certo, noi in realtà per questo. Mio marito di solito finiamo di lavorare alle 7, quindi torniamo, liberiamo la babysitter alle 7, il tempo di cambiare i bambini usciremo volentieri. Diciamo, questa Certo, sarebbe. noi per ora siamo una bar caffetteria diurno, prettamente diurno. Quindi, però ti dico per esempio quelle le ragazze liguri, ti dico cioè, questa informazione, per esempio loro facevano anche del servizio di babysitter serale. Mi sembra di ricordare, in cui tu potevi appunto portare lì i bambini e poi uscire. Poi secondo me non so quanto la vedo fattibile, nel senso che i bambini a un certo punto, cioè alle 8 vanno a dormire, non è che puoi metterli a dormire, cioè come fai? Nel senso li metti lì, poi. Cioè, noi siamo prettamente per i bambini dagli 1 ai 5 anni, quindi comunque alle 9, 9 e mezza dormono, cioè, quindi no, sbaglio. Vabbè. Allora, io sono forse un po' come nel nord, cioè una famiglia un po' atipica, si cena alle 7, casa mia, 8:30, 9, cioè almeno il bambino va a dormire, quindi quando si esce insieme con il bambino, alle 9:15 si sta a casa, cioè abbiamo già mangiato la Esatto. pizza, però è una famiglia tipica, cioè mentre la maggior parte delle famiglie meridionali si esce alle 9 con i bambini, o Ma con i sbaglio? bambini? Con i No, per esempio, tutte bambini, ecco. le mie amiche non esiste minimamente. Io Alle 8 i sono qui bambini lavoro, dormono, cioè sicuramente proprio non esiste che si esce qui. Cioè, i bambini sì, di 4-5 anni magari sì, però quelli piccoli in linea di massima non esiste. Quindi, però,
potremmo anche pensare di prorogare magari, in realtà se c'è la famiglia che sta bevendo l'aperitivo, teniamo aperto anche fino a 8:30, 9, però oltre, secondo me non c'è richiesta, potremmo anche pensare di provare a tenere aperto magari fino alle 9 e vedere se funziona, però in realtà, poi vi dico veramente, alle 4 arrivano, alle 6 vanno via, cioè l'aperitivo per i più temerari, però è abbastanza. Poi vabbè, noi vorremmo cercare di un po' fare un po' orari più, un pochino più flessibili, no? Perché stiracciare questa rigidità nell'orario, però più o meno noi preferiremmo puntare comunque sulle colazioni, se dovessimo pensare di ampliare. Però l'idea del concerto non è male. Però non da noi, perché il concerto da noi è impossibile. Cioè da noi proprio non. Cioè, penso che un'idea possa essere, cioè, delle attività per adulti fatte prima. Cioè, nel senso, esatto. Il fatto che a Bari i concerti inizino alle 11, non so, penso della musica che piace a me, mentre si può trovare una formula, certamente di attività per adulti in cui i bambini ci possono essere e stanno bene, però anticipata alle 7, alle 6:30, perché poi vadano a letto, insomma, mio figlio va a letto alle 8:30, improrogabilmente nanna, quindi diciamo, però diciamo fare una cosa. Però sì, questa nel direi pomeriggio, che alle 6. Questa secondo me è un'ottima idea, sì. Nel senso. Allora, penso che sia proprio un problema prettamente meridionale, cioè non cioè almeno io penso, vedo la mia generazione che comunque si trascina adulti che portano i bambini a fare le cose per loro, alla loro, cioè agli orari loro. Quindi almeno io ho fatto questo quando è nato il mio bambino, ho fatto i suoi orari. Cioè, quindi quando è la pizza per forza massimo alle 8:30, 7:30 in pizzeria, alle 9 massimo a casa. Cioè mi sono adeguata a quelli che erano i suoi tempi. Per questo vado cercando anche proposte di teatro, qualcosa che per famiglia, che si faccia un orario in cui Francesco è vigile, che non sta in fase calante. E non ci sono, cioè anche, non so, Casa di Pulcinella, Bari, gli spettacoli cominciano alle 18, ma per me le 18 è già tardi, in inverno. Beh, però le 18... Ma anche qui, mi sa, adesso a Molfetta c'è qualcosa, però sempre, mi sa, sempre dopo le 17:30, le 18, però questa... Non lo so, perché da noi, per esempio... C'è un teatro che fa spettacoli per bambini e li fa di pomeriggio e mi dice, siccome lo gestisce una mia amica, mi dice che sono quelli che vanno meglio, in assoluto, è tipo in Val Camonica, su in una valle un po' in provincia di Brescia, e sono quelli che vanno molto bene con gli spettacoli per bambini, magari di sabato pomeriggio o di domenica pomeriggio. Però, teatro si può fare, non da noi, però il problema nostro è che proprio gli spazi sono un'altra cosa. Secondo me invece la sua idea è molto buona. Il problema potrebbe essere, cioè anzi nel sentirla mi è venuto in mente che si potrebbe cercare di collaborare, ovviamente non da noi, perché da noi un gruppo che fa un concerto vero, nel senso non tipo con la chitarrina che fa piano bar, un concerto vero di un gruppo anche famoso fatto alle 6 o alle 4 di pomeriggio, ok, che fai per le famiglie? Secondo me siamo troppo avanti. Vista così, secondo me sei troppo avanti col tuo pensiero. Perché sei... Dovresti avere abbastanza pubblico con famiglie che ti paghi il cachet del concerto, banalmente. I ragazzi che andrebbero dopo le 11 a sentire quello stesso concerto, magari non ti vanno alle 4, però puoi provare. Tipo a Londra fanno i concerti la domenica pomeriggio alle 4.
potrebbe provare. Se provi, fammi sapere come va, che magari faccio anch'io. Sì, però effettivamente è l'evoluzione successiva, cioè riuscire a sdoganare questa rigidità di orari. Ecco. È un po' presto, diciamo, avete aperto da poco, però siete più felici di prima? Cioè, nel senso, siete entusiaste, contente a livello lavorativo? Io, vabbè, io facevo l'architetto, quindi sì. No, vabbè, sappiamo, conoscete benissimo, perché anche voi siete architetti, le frustrazioni della nostra professione. No, io sono contenta perché, vabbè, poi mi piace lavorare al bar, perché quando tu dai un cappuccio, dai una cioccolata calda, la soddisfazione è immediata. E tu la sera sei contenta. Poi vabbè, è una cosa mia, quindi io sono contentissima, è bello, cioè... Però vabbè, è un lavoro improprio e anche un po' pratico, quindi deve piacere, però è bello, sono contenta. Però secondo me, se volete aprire, andate a farvi un giro, a vederli. Magari tipo Copenaghen, che Berlino più o meno, dopo se vi serve qualcosa ve lo dico io. Voi andate a Copenaghen così dopo ci confrontiamo. Scusa, ma una domanda, tu hai imparato le cose pratiche, ora proprio banalmente, cioè tu a fare il cappuccio, a fare le cose pratiche, hai imparato sul campo, cioè facevi l'architetto, quindi facevi tu. Io facevo l'architetto, allora, però... La sua collega, sì, Roberta, sì, è esperta nel settore, insomma, cioè, Sì, in realtà non ha mai gestito un bar neanche lei, ha lavorato in un ristorante, sì. Il cappuccio l'abbiamo imparato insieme la prima settimana. Quindi avete imparato. Il cappuccio proprio, sì, la schiumetta, che vabbè non è proprio il massimo neanche adesso, però stiamo lavorando, insomma. Cioè, però ce la facciamo a fare un cappuccio decente. Però sì, ho lavorato in gelaterie, bar, quando facevo l'università ho sempre lavorato, quindi più o meno, cioè, magari proprio il cappuccio vabbè, è una cosa un po' specifica, però sì, sì, è stato un po'... Per alcune cose comunque è stato un azzardo, nel senso noi non avevamo un bar, quindi è una cosa nuova. Vabbè, è anche vero che non tutti quelli che l'hanno avuto, cioè partono che lo sanno, cioè già avevate un'idea, avevate delle competenze specifiche in due settori. C'erano. Poi su qualcosa abbiamo improvvisato, quindi sì, un pochino, un po', però è un po' incoscienza, è un po' buttiamoci, però sì, cioè dicevamo che comunque... Se nessuna delle due o delle tre o nessuno ha mai lavorato in un bar o in un ristorante, è dura, è dura, cioè anche solo cioè, le banalità di tutti i giorni, cioè, magari se non avete fatto niente potreste pensare di allestire tutto e tenervi un mese, due settimane, facendo venire i vostri amici per testare tutto, cioè mi viene in mente adesso la cosa, nel senso se non avete mai lavorato in un bar, apritelo intanto soltanto per i vostri amici e continuate a fare cappucci, investite quei 300 euro in latte, caffè, certo. Però quando l'aprite magari cioè, anche portare la tazza, quelle cazzate lì pratiche proprio, che se le fai per tutti i giorni, per due settimane, dopo vabbè, ce la fai. Ah, urto, va bene, venite a Brescia, però non so se sono capace di insegnarvi a fare il cappuccio. Ma no, l'avevamo anche noi, infatti c'è mio marito che deve ancora imparare bene. Ansia da cappuccio, oddio, troppo caldo, troppo freddo. Ecco. Grazie.